La trasmissione della Santa Messa oggi in diretta da Milano, in occasione della giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un secolo di storia davanti a noi, scrivevano i vescovi italiani titolando il messaggio per questo particolare giubileo. E in questi mesi il centenario è stato sicuramente un'occasione preziosa per ripensare il valore e il ruolo dell'Ateneo nella vita della società e della comunità ecclesiale. Fondata nel 1921 da padre Agostino Gemelli, insieme a Ludovico Necchi, Francesco Olgiati, Ernesto Lombardo e Armida Barelli, l'Università Cattolica del Sacro Cuore iniziò la sua attività qui a Milano, nel Palazzo della Canonica di Via Sant'Agnese, con due corsi e 68 studenti. Trasferitasi nel 1932 nell'antico monastero cistercense di Sant'Ambrogio, oggi con 45.000 iscritti, 12 facoltà, 104 corsi di laurea, 162 master e 56 scuole di specializzazione e 21 scuole di dottorato, l'Università Cattolica del Sacro Cuore è tra le più importanti realtà accademiche in Italia e il più grande ateneo non statale in Europa. Il sogno di una università legata ai principi evangelici, che aveva accompagnato generazioni di cattolici, vede la luce grazie alla forza degli ideali e all'ostinazione nella ricerca delle risorse dei suoi fondatori, impegnati sul piano culturale ed ecclesiale, e tenaci nella ricerca di una formazione capace di esercitare un ruolo importante nella cultura nazionale. Per sensibilizzare i fedeli attorno a questa istituzione e reperire fondi necessari, Armida Barelli, promotrice della gioventù femminile di Azione Cattolica, lanciò nel 1924, con l'approvazione di Pio XI, la giornata universitaria da celebrarsi ogni anno in tutta Italia. Padre Gemelli inoltre fece costruire una cappella per alimentare la vita cristiana e perché gli studenti, all'inizio di una giornata di lezioni e prima di ascoltare i maestri, potessero incontrare il maestro. Al suo interno sono presenti diverse opere del giovane artista Manzù, che per le loro caratteristiche rimandano ai modelli dell'arte bizantina. La cripta, ricavata sotto il presbiterio, è destinata a sepolcreto dei personaggi più importanti dell'università, come la straordinaria protagonista della nascita dell'Ateneo, la beata Armida Barelli. Proprio ieri, nella solenne celebrazione nel Duomo di Milano, è stata elevata agli onori degli altari insieme a Don Mario Ciceri, riconoscendo all'educatrice il ruolo fondamentale che ha avuto nella diffusione della cultura cattolica nella prima metà del Novecento. E la cucitrice di opere, così amava definirsi la Barelli, ad accompagnarci nella liturgia di questa terza domenica di Pasqua, a sostenere l'Alleluia che abbiamo cantato solennemente in questi giorni e ad aiutarci a riconoscere Gesù che si manifesta sul mare di Tiberiade. Insieme al discepolo che amava, proclamiamo: è il Signore. Quando facciamo esperienza delle reti piene, quando la nostra sequela e la nostra testimonianza sembrano portare frutto, ma ancora più forza lo riconosciamo nella carità che Lui stesso dà e chiede ad ognuno, nonostante i nostri fallimenti e i nostri tradimenti. È proprio nel dolore della nostra debolezza che anche noi, come Pietro, apriamo il cuore alla verità. Signore, Tu sai tutto. Tu sai che Ti voglio bene. Discendi, Santo Spirito, le nostre menti illumina. Presiede l'Eucarestia Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica. I canti sono eseguiti dai ragazzi universitari, diretti da Maria Piccinini. All'organo
Nicola Ventura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa terza domenica di Pasqua accogliamo l'invito alla sequela che Gesù ha rivolto a Pietro, offrendoci un mirabile esempio di che cosa significhi ricevere e vivere la chiamata alla santità. A questa chiamata ha risposto con particolare slancio Armida Barelli, che ieri è stata proclamata beata. E della giornata per l'Università Cattolica che oggi celebriamo, lei è stata geniale ideatrice e instancabile animatrice. Per essere degni di celebrare questa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, o Dio, per la rinnovata giovinezza dello spirito, e come ora si allieta per la ritrovata dignità filiale, così attenda nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». Fecero flagellare gli apostoli e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Parola di Dio. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore, o Suoi fedeli, della Sua santità celebrate il ricordo, perché la Sua collera dura un istante, la Sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriade di miriade e migliaia di migliaia,
e dicevano a gran voce: «L'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature del cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. Parola di Dio. Cristo è risorto, Lui che ha creato il mondo e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figliuoli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti.
Parola del Signore. Lode a Dio. In questa terza domenica del tempo di Pasqua siamo invitati ad approfondire il significato della risurrezione del Signore Gesù e in particolare il modo con cui gli apostoli la vivono e l'annunciano. Colpisce il fatto che Gesù, dopo la pesca miracolosa e il segno della convivialità eucaristica, chieda con insistenza per tre volte a Pietro di confermare il suo amore per lui. Ad ogni risposta di Pietro segue il mandato di prendersi cura delle pecore, fino a quella parola solenne e decisiva che sembra ricapitolare e spiegare tutto: seguimi. Nella vocazione di Pietro possiamo riconoscere i tratti salienti di ogni vocazione e il paradigma di una missione che viene assunta non per particolari capacità personali, ma per un disegno di grazia, il cui artefice e protagonista è il Signore stesso. Manifestando la sua infinita benevolenza, il risorto offre a Pietro la possibilità di riscattarsi dalle tre volte in cui lo ha rinnegato prima del canto del gallo. Pietro, confortato dal risorto, matura la fondamentale certezza, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, che bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Obbedienza che lo renderà testimone, assieme allo Spirito Santo, dei prodigi che continueranno nel tempo ad attuarsi nel nome di Gesù, per mano sua, degli apostoli, della comunità ecclesiale e fino ai nostri giorni, in particolare per opera dei santi. Di quanto sia preziosa l'opera e la testimonianza dei santi ci viene data conferma anche dalla beatificazione di Armida Barelli, avvenuta ieri nel Duomo di Milano. Vogliamo ancora ringraziare il Signore per il dono di una donna coraggiosa che nella prima metà del secolo scorso ha saputo compiere opere straordinarie, di cui ancora oggi sperimentiamo la bellezza e la preziosità. Tutto parte anche per lei, come per Pietro, da un dialogo pressante con il Signore. Anche nella vocazione di Armida possiamo rinvenire tre momenti in cui è stata chiamata a confermare il suo amore incondizionato e la sua totale consacrazione al Signore. Una prima volta nei mesi che vanno dalla fine del 1909 ai primi mesi del 1910, periodo in cui conosce Padre Gemelli e inizia a collaborare con lui, abbracciando anche la spiritualità francescana. Scrive nel suo diario: «O mesi beati, o intima unione con il Signore, il mondo è morto a me e io al mondo. Vivo nel mondo, ma non lo vedo e non lo odo più. Mi canta nell'anima l'amore del Signore». Com'è facile, portata dalla grazia, la preghiera, la meditazione, la veglia e le mortificazioni e l'apostolato fioriscono. Un secondo passaggio avverrà il 31 maggio del 1913, quando dopo lungo discernimento, davanti all'altare della Madonna nel Duomo di Milano, decide di non percorrere le vie tradizionali della consacrazione religiosa, ma di donarsi al Signore rimanendo pienamente inserita nel mondo. E infine la consacrazione solenne, definitiva,
nella chiesetta di San Damiano ad Assisi, nel coro di Santa Chiara, il 19 novembre del 1919, che coincide con la fondazione, assieme alle prime compagne, sotto la guida di Padre Gemelli, di quello che poi diverrà l'Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità. Non potremmo capire, senza questi tre passaggi, che pur nella loro diversità somigliano molto alle tre richieste di Gesù a Pietro e alle sue risposte, le ragioni profonde che hanno consentito ad Armida Barelli di essere a pieno titolo tra quei discepoli che non hanno avuto timore di gettare la rete sulla parola del Signore per poi tirarla a riva con tanti grossi pesci. Dalla sua intima unione con il Sacro Cuore di Gesù, a cui continuamente si affida nell'incrollabile certezza che in Lui anche l'impossibile diventa sempre possibile, nascono altre importanti opere. Su mandato di Benedetto XV, dà vita alla Gioventù Femminile di Azione Cattolica, attraverso cui verranno formate milioni di donne che animeranno la vita ecclesiale e saranno, anche sul piano sociale, il tessuto vitale su cui rinascerà il Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. E non possiamo dimenticare anche le iniziative missionarie rivolte in particolare alla Cina e l'opera della regalità destinata alla formazione liturgica e spirituale della comunità ecclesiale. Tutte opere che anticipano e preparano il Concilio Vaticano II. Ma in questa sede ci è caro ricordare il suo fondamentale contributo dato alla nascita e allo sviluppo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. La giornata che oggi celebriamo, nel contesto del centenario dell'Ateneo, è stata pensata e animata per 30 anni dalla Barelli, che ha saputo realizzare una formidabile rete di sostenitori e per questa ragione può essere a pieno titolo definito l'Ateneo dei Cattolici Italiani. Oltre alla geniale paternità scientifica e organizzativa di Padre Gemelli, riscopriamo così anche la materna premura e la passione educativa della beata Armida Barelli. Le riflessioni di questa giornata attorno al tema con cuore di donna al servizio della cultura e della società ci aiutano certamente a comprendere meglio il suo operato, ma soprattutto ci sollecitano ad un rinnovato impegno perché i tanti doni di grazia che il Signore ha seminato attraverso di lei continuino a portare frutto nella Chiesa e nella società. Quel seguimi che ha segnato la vita di San Pietro e che ha guidato il cammino della Beata Barelli continua a risuonare per ciascuno di noi e attende una risposta altrettanto coraggiosa e non meno generosa. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore risorto si manifesta ancora oggi sulle rive della nostra vita, nutre la Chiesa e opera mediante l'amicizia e la fede. Nel suo nome preghiamo il Padre, che conosce la verità e la misura del nostro amore. Preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Per la Chiesa universale, con cuore di donna, intuitivo, materno e generativo, continui a tessere trame di amicizia, di dialogo, di inclusione, per annunciare il Vangelo della speranza e curare le ferite dell'ora presente. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per tutta l'umanità, perché creda che tu, Padre, non ti stanchi di amare e di chiamare ad una pienezza di vita, di giustizia, di pace e di libertà, suscitando donne e uomini di riconciliazione. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, perché la Beata Armida Barelli sia ispirazione costante nel coniugare visioni coraggiose, slancio educativo ed impegno culturale e civile in un appassionato servizio alla Chiesa e alla società. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per i giovani e in particolare gli universitari, perché colgano le preoccupazioni, le sofferenze e le necessità di questo tempo storico e sappiano con vera competenza e con l'audacia dello Spirito Santo impegnarsi per rendere questo mondo più fraterno. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per tutti noi, riuniti attorno alla mensa del risorto, perché, ascoltando la voce del Signore e ripetendo i Suoi gesti, possiamo essere, come la Beata Armida Barelli, lieti e responsabili in ciò che ci è affidato, disponibili alle novità dello Spirito Santo, sempre fiduciosi nel sostegno del Sacro Cuore. Preghiamo. Accogli, Padre Santo, le nostre invocazioni, rinnova a questa mensa la grazia dell'incontro e riversa sull'umanità l'abbondanza delle Tue benedizioni. In Cristo Gesù, nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della Tua Chiesa in festa e poiché l'hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore e del Suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Vescovo che presiede questa Eucaristia, Claudio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, la Beata Armida Barelli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi uno sguardo, un saluto di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto una parola di Dio sarà. Venite a mangiare. È l'invito che il risorto rivolge ai suoi discepoli dopo che gli stessi hanno visto riempirsi le reti di pesci. È l'esortazione di Gesù a coloro che si sono fidati e non hanno indugiato a gettare nuovamente le reti in mare dopo la stancante notte di magra. Venite a mangiare. È la proposta che raggiunge anche noi, un'intenzione viva e vera nell'Eucaristia, in quel pane spezzato e donato, che è Gesù stesso, offerta e offerente, e che si fa presente alla sua Chiesa nel succedersi quotidiano della storia. Venite a mangiare, è l'imperativo di una mamma ai suoi figli, la gioia ospitale di un amico ai suoi cari, di chi vuole condividere ciò che ha preparato con amore con gli altri. È il senso semplice e profondo del banchetto, che è comunione con Dio, quando è condiviso con gli altri
e che è memoriale ogni volta che è dono di se stessi senza misura. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Passione e responsabilità sono gli atteggiamenti che ritornano a conclusione di questa celebrazione. Come se per rendere davvero grazie a Dio ci sia bisogno dell'impulso del discepolo che sa di essere amato e della consapevolezza di chi è chiamato ad essere guida della comunità. Due risposte diverse, complementari, essenziali, legate comunque all'esperienza d'amore. L'amore è quello con la A maiuscola, che abbraccia l'umanità nella sua bellezza e che per questo fa ardere il cuore di chi si sente amato. Ma anche l'amore che sa andare oltre la debolezza dell'altro, che accoglie la diversità, che sa perdonare il tradimento. Allora andiamo in pace, con la certezza che questo amore ci riguarda personalmente e ci abbraccia con le mani segnate dall'alterità in una relazione che è dono reciproco o totale o senza condizioni. Termina qui il nostro collegamento dall'Università Cattolica di Milano. A tutti un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista Simone Chiappetta, dal responsabile del programma Gianni Epifani e dalla squadra RAI di riprese Milano Esterna 4. Arrivederci a domenica prossima, 8 maggio, per la Santa Messa che sarà trasmessa dalla Basilica del Santo Sepolcro in Barletta. La linea torna ora alla cara amica Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma a sua immagine. A tutti, ma in particolare ai malati, ai carcerati, alle persone sole nelle case di riposo, va il nostro forte abbraccio e ancora l'augurio di una serena e felice domenica. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna racconta la terza apparizione di Gesù risorto agli Apostoli. È un incontro che avviene presso il lago di Galilea e coinvolge soprattutto Simon Pietro. Tutto inizia con lui che dice agli altri discepoli: io vado a pescare. Niente di strano, era un pescatore, ma aveva abbandonato questo mestiere da quando proprio sulla riva di quel lago aveva lasciato le reti per seguire Gesù. E ora, mentre il risorto si fa attendere, Pietro, forse un po' sfiduciato, propone agli altri di tornare alla vita di prima. E gli altri accettano, veniamo anche noi con te, dicono. E quella notte non presero nulla. Può succedere anche a noi, per stanchezza, delusione, magari per pigrizia, di scordarci del Signore e di trascurare le grandi scelte che abbiamo fatto per accontentarci di qualcos'altro. Ad esempio, non si dedica tempo a parlarsi in famiglia, preferendo i passamenti
i passatempi personali, si dimentica la preghiera, lasciandosi prendere dai propri bisogni, si trascura la carità con la scusa delle urgenze quotidiane, ma così facendo ci si ritrova delusi. Era proprio la delusione che aveva Pietro, con le reti vuote come Pietro. È una strada che ti porta dietro e non ti soddisface. E Gesù cosa fa con Pietro? Torna ancora sulla riva del lago dove aveva scelto Pietro. Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, tutti e quattro li aveva scelto da lì. Non fa rimproveri. Gesù non rimprovera, tocca il cuore sempre. Non fa rimproveri, ma chiama i discepoli con tenerezza, figlioli. Poi li invita, come un tempo, a gettare di nuovo le reti con coraggio. E ancora una volta le reti si riempiono all'inverosimile. Fratelli e sorelle, quando nella vita abbiamo le reti vuote, non è tempo di piangersi addosso, di svagarci, di tornare ai vecchi passatempi, no. È tempo di ripartire con Gesù. È tempo di ritrovare il coraggio di ricominciare. È tempo di riprendere il largo con Gesù. Tre verbi: ripartire, ricominciare, riprendere il largo. Sempre davanti a una delusione, a una vita che ha perso un po' il senso, o io mi sento che sono andato indietro, riparte con Gesù, rincomincia, riprende il lago. Lui ti sta aspettando e soltanto pensa a te, a me, a ognuno di noi. Pietro aveva bisogno di quella scossa. Quando sente Giovanni gridare "è il Signore", lui subito si tuffa in acqua e nuota verso Gesù. È un gesto di amore, perché l'amore va oltre l'utile, il conveniente e il dovuto. L'amore genera stupore, ispira slanci creativi, ispira slanci gratuiti. Così, mentre Giovanni, il più giovane, riconosce il Signore, è Pietro, più anziano, a tuffarsi incontro a Lui. In quel tuffo c'è tutto lo slancio ritrovato di Simon Pietro. Cari fratelli e sorelle, oggi Cristo risorto ci invita a uno slancio nuovo, a tutti, a ognuno di noi. Ci invita a tuffarci nel bene senza la paura di perdere qualcosa, senza calcolare troppo, senza aspettare che comincino gli altri. Perché? Non aspettare gli altri, perché per andare incontro a Gesù bisogna sbilanciarsi. Bisogna sbilanciarsi con coraggio, riprendere. E riprendere uno sbilancio, rischiare è uno sbilancio. Chiediamoci, sono capace di questo scatto di generosità? Oppure freno gli slanci del cuore e mi chiudo nell'abitudine o nella paura? Buttarsi, tuffarsi, questa è la parola di oggi di Gesù. Poi alla fine di questo episodio Gesù rivolge a Pietro per tre volte la domanda: mi ami? Il risorto chiede anche a noi oggi: mi ami? Per Pasqua Gesù vuole che anche il nostro cuore risorga, perché la fede non è questione di sapere, ma di amore. Mi ami? Chiede Gesù a te e a me, che abbiamo le reti vuote e abbiamo tante volte paura di ricominciare. A te e a me, a tutti noi, che non abbiamo il coraggio di tuffarci e abbiamo perso forse lo slancio. Mi ami? Chiede Gesù. Da allora Pietro smise per sempre di pescare e si dedicò al servizio di Dio dei fratelli, fino a dare la vita qui, dove ci troviamo adesso. E noi vogliamo amare Gesù? La Madonna ha detto prontamente sì al Signore
ci aiuti a ritrovare lo slancio del bene. Regina Celi Letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic udixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude Letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus qui per resurrezione fili tui Domini Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a Milano sono stato beatificati Don Mario Ciceri e Armina Barelli. Il primo era un viceparroco di campagna, si dedicava a pregare e confessare, visitava i malati, stava con i ragazzi all'oratorio come educatore mite e guida sicura. Un esempio luminoso di pastore. Armina Barelli è stata fondatrice e animatrice della Gioventù Femminile di Azione Cattolica. Girò tutta l'Italia per chiamare le ragazze e le giovani all'impegno ecclesiale e civile. Collaborò con Padre Gemelli per dare vita a un istituto secolare femminile e all'Università Cattolica del Sacro Cuore, che proprio oggi celebra la giornata annuale e in suo onore l'ha intitolata Con cuore di donna. Un applauso ai nuovi beati. Oggi inizia il mese dedicato alla Madre di Dio. Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunità a pregare ogni giorno di maggio il Rosario per la pace. Il pensiero va subito alla città ucraina di Mariupol, città di Maria, barbaramente bombardata e distrutta. Anche ora, anche da qui, rinnovo la richiesta che siano predisposti corridoi umanitari sicuri per le persone intrappolate nell'acciaieria di quella città. Soffro e piango pensando alle sofferenze della popolazione ucraina, in particolare ai più deboli, agli anziani, ai bambini. Giungono persino notizie terribili di bambini espulsi e deportati. E mentre si assiste a un macabro regresso di umanità, mi chiedo insieme a tante persone angosciate se si stia veramente ricercando la pace, se ci sia la volontà di evitare una continua escalation militare e verbale, se si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano. Vi prego, non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi. Si imbocchi la via del dialogo e della pace. Preghiamo. E oggi è la festa del lavoro, che sia stimolo a rinnovare l'impegno perché dovunque e per tutti il lavoro sia dignitoso.
e che dal mondo del lavoro venga la volontà di far crescere una economia di pace. E vorrei ricordare gli operai morti al lavoro, una tragedia molto diffusa, forse troppo. Dopodomani, 3 maggio, ricorre la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, patrocinata dall'UNESCO. Rendo omaggio ai giornalisti che pagano di persona per servire questo diritto. L'anno scorso, nel mondo, 47 sono stati uccisi e più di 350 incarcerati. Un grazie speciale a quanti di loro con coraggio ci informano sulle piaghe dell'umanità. Saluto tutti voi, romani e pellegrini dell'Italia e di tanti paesi. Particolare saluto i fedeli venuti dalla Spagna, dal Portogallo e dagli Stati Uniti d'America. Come pure la parrocchia maronita di Nazareth e quella di Santa Rita di Varsavia. Saluto il coro giubilate di Conselve e gli studenti di Mascalucia. Un pensiero speciale all'associazione METER, che da molti anni lotta contro le violenze e gli abusi sui minori, schierandosi sempre dalla parte dei piccoli. E anche un saluto ai ragazzi dell'Immacolata. Buona domenica a tutti e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Veniamo naturalmente all'applauso e all'abbraccio della piazza per Papa Francesco, che ci ha parlato di un macabro regresso dell'umanità e ancora si è chiesto se si stia cercando veramente la pace o si stia andando su qualche altro fronte, ripartire, ricominciare, riprendere il largo, anche e soprattutto nel rispetto l'uno dell'altro, che non deve essere eliminato o sopraffatto, suora Alessandra.